qua i furti a casa mia sono ormai costanti. Ho anche fatto dei cartelli che mi hanno rubato già tutto perché non ho più niente. L'ultima volta li ho trovati dentro e un ragazzo è scappato subito dal terrazzo e l'altro mi è arrivato dietro col cacciavite e sono rimasta ferma e li ho fatti andare. Qui c'è un progetto pilota, una nuova modalità di vivere la città nella sua qualità che esprime ai propri abitanti e dunque c'è una visione e una strategia. Nel 2021 la Regione Lombardia aveva pubblicizzato con una conferenza stampa l'intervento di riqualificazione delle torri di via Saponaro, quartiere Grattosoglio, dove degrado e delinquenza tengono in ostaggio i residenti delle case Haller. Un piano, diceva il bando, che sarebbe servito a migliorare la qualità della vita e rilanciare le attività commerciali e sociali del quartiere, ma che di fatto, dopo pochi mesi dall'inizio dei lavori, è stato abbandonato. Di quella riqualificazione oggi restano solamente le impalcature del cantiere, diventate per i delinquenti della zona un facile accesso alle case dei residenti. Sono partiti con questi lavori e praticamente hanno fatto solo un lato e un lato. Il cantiere adesso è rimasto abbandonato. Dal 2021 hanno iniziato a fare questi lavori e da mesi ormai sono abbandonati. Il cantiere è completamente abbandonato e chiaramente salgono fino ai 16 piani ed entrano negli alloggi. Il cantiere abbandonato è pieno di pattumiera e viene utilizzato come una sorta di parco giochi e quando ci sono le guerre tra bande utilizzano i ferri, i sassi, stanno spaccando un po' tutto perché chiaramente lasciato tutto così al degrado è un dramma. Cioè non vivi bene, non si dorme bene. Qua i furti a casa mia sono ormai costanti. Ho anche fatto dei cartelli che mi hanno rubato già tutto perché non ho più niente. L'ultima volta li ho trovati dentro e un ragazzo è scappato subito dal terrazzo e l'altro mi è arrivato dietro col cacciavite e io sono rimasta ferma e li ho fatti andare. Cioè io ormai vivo così qua. Perché si sono spaventati? Perché io sono entrata in casa, uno è scappato e l'altro era in camera, quindi non si aspettava, è uscito col cacciavite per sicurezza, per autodifesa. Però poi è scappato. Furti e aggressioni sono ormai un problema strutturale, come testimonia la farmacista del quartiere, che per tenere al sicuro il suo negozio ha fatto installare una doppia porta di sicurezza come quella delle banche. Ha dovuto mettere questa porta per quale motivo? Le rapine. Negli anni passati le rapine. Adesso è un buon deterrente per le rapine e per questi ragazzi giovani che non hanno paura di niente, sono minorenni, vengono in tanti, urlano, bestemmiano, prendono a pugni la farmacia. Tempo che arriva la polizia sono già scappati. Quando arriva la polizia dice che essendo minorenni non hanno mezzi per fermarli o per arginarli. E quindi sembra che non ci sia una soluzione. E così abbiamo visto risse con decine e decine e decine di persone che si lanciava di tutto e di più facendosi male, eccetera. Gente che è arrivata con i coltelli, ci sono stati accoltellamenti, una persona buttata giù dall'ottavo piano di lì, una sparatoria fatta di là. E qui il materiale, cioè perché è qua fermo, eccetera. Questa impalcatura fa in modo che qualcuno possa entrare negli appartamenti e rubare, come è successo. La faccio inquadrare, Il 2. Il 2 settembre le sono entrate sì. In casa. Io sono uscita che erano 10:15, 10:20. Quando sono tornata, che erano 12:30, tutto sotto sopra, sono entrati dalla cameretta e mi sono trovato tutto sotto sopra e si sono fregati tutti. Sono salite dall'impalcatura, perché poi mia figlia poi ha chiamato a questi qua dell'impalcatura, ha detto no, ma quelli c'è l'allarme, fa Daniele perché stanno gli operai. Mia figlia fa no, guardi, gli operai non ci sono, perché è fermo dal mese di aprile, vero? È da aprile che è fermo come i lavori, è proprio abbandonato, quindi bello pulito mi hanno fatto. Oltre alla delinquenza i residenti si trovano alle prese con un forte degrado, pesanti infiltrazioni di acqua dai soffitti sono presenti in quasi tutti gli appartamenti della palazzina Haller, tanto che in caso di forti piogge gli abitanti sono costretti a usare dei secchi per raccogliere l'acqua nelle proprie case.
Il disagio è il completo abbandono da parte dell'Aler, che lascia questi alloggi. Sono palazzi di 16 piani con dentro 80 famiglie e ci lasciano praticamente all'abbandono, perché noi abbiamo il palazzo che è disastrato, perché in 50 anni non sono state fatte le manutenzioni né ordinarie né straordinarie. Pertanto abbiamo gli ascensori che non funzionano e le persone invalide. Ci sono molte persone anziane, rimangono spesso bloccate nelle loro case, non possono né scendere né salire né andare a farsi le cure perché sono ciclicamente bloccati. Avendo tutto il portone rotto, alla sera le persone hanno bisogno di posti per dormire, ci sono tanti clochard, tante persone che hanno difficoltà, un posto caldo, lo trovano sulle scale, fanno i loro bisogni chiaramente e quindi i problemi sono molteplici. Il tetto ha perdite, le case hanno delle perdite di infiltrazioni d'acqua, dove ci sono case completamente piene di muffa, dove continua a cadere acqua, la gente vive con i secchi. Ci sono delle infiltrazioni che abbiamo chiesto ad Aler di sistemare già nel 2021 e sono venuti 10 volte a vederle, ma 0 volte a sistemarle. Insomma, ho mezza cucina per esempio che ho tirato giù di armadietti perché sono scoppiati per le infiltrazioni. Poi dopo ci sono altre cose, gli impianti elettrici probabilmente, perché non avendo mai fatto lavori dentro è chiaro che sono quelli del 72. Allora, questa qui è tutta la fibra che i condomini hanno richiesto alle varie compagnie telefoniche e chiaramente, non avendo la possibilità di poter passare con delle canaline perché non erano state predisposte all'epoca, quindi la fibra qui è volante, come puoi vedere i fili sono praticamente all'aperto e arrivano fin su passando da alcuni, li hanno infilati nei tubi della gronda dell'acqua, però in realtà se uno viene qui per divertirsi di roba da tagliare ne trova, perché le scatolette di derivazione sono queste. Sono tutti lavori lasciati a metà, ma lavori bruttissimi. Quindi secondo me questa torre qui veramente, secondo me non hanno più modo di poterla sistemare. Secondo me è abbandonata proprio a se stessa e faremo una brutta fine. Lei da quanti anni sta qua? Dall'inizio, 71, da 71 che sono qua, quando hanno aperto le case insomma. Sono sempre state così? No, all'inizio erano bellissime, ma come case sono belle. Purtroppo perché non ho mai fatto niente, non ho fatto niente, l'Aler non ha fatto niente. Vi sentite abbandonati voi qua? Da parte della proprietà di Aler sicuramente, perché quando fai delle richieste non è che vengono evase tempestivamente. Per quanto riguarda la sicurezza, anche lì ci sono stati fatti dei piccoli passi con l'ultimo incontro col prefetto, però in realtà va data una svolta. Cioè, noi abbiamo una situazione sociale grave qui per il fatto che hanno messo varie comunità con minori in un contesto che già di per sé è degradante, quindi si aumenta il degrado al degrado. Gli anziani non riescono neanche a scendere giù a farsi due passi perché hanno paura che entrano dentro, ci sono furti, la vita è invivibile, non ho altra espressione per definirlo. E una volta non era così.